Noi dobbiamo modificare l'impianto della nostra offerta che deve tenere conto, senza delle chiusure, l'ha detto in maniera molto chiara, di una specializzazione all'interno del sistema dei nostri presidi di salute. Questo significa allungare sul territorio, questo significa dire che ci sono dei rapporti tra ospedali hub e ospedali spoke che devono tenere conto, in particolare in quest'ultimi, delle specializzazioni che non possono essere il tutto dappertutto, perché il tutto dappertutto non è sostenibile. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi lo dice senza girarci attorno. Il tutto e dappertutto in Friuli Venezia Giulia, quando si parla di sanità, non è possibile averlo. Nel tracciare le linee guida del lavoro dei prossimi 5 anni, il riconfermato delegato alla sanità della Giunta Federica si dimostra consapevole che l'offerta che la regione può e deve garantire ai cittadini include alcune modifiche che sono frutto del periodo odierno a livello globale. Da un lato mancano professionisti, quindi capitale umano, e anche per questo i livelli di competenza su determinati settori interni alla sanità sono da distribuire sul territorio. Impensabile che ogni struttura in regione includa a sé tutti i tipi di specializzazione. Non è sostenibile per condizioni di appropriatezza e soprattutto non è sostenibile per la limitata disponibilità di capitale umano, cioè di professionisti, e non possiamo pensare di averli dappertutto se non ci sono. Questo è un modo che definisce chiaro il percorso che abbiamo davanti. Si tratta di capire se uno lo vuole fare con la contabilità elettorale del singolo oppure se vuole farlo in un patto di legislatura, come è avvenuto nel 1995 con la legge 13 e devo dire come è avvenuto nel corso della precedente legislatura su una legge che io ritengo estremamente importante, che è quella per la disabilità. Riccardi infine torna sulla questione del privato accreditato, definendolo una risorsa e scansando i dubbi circa l'attenzione data a investimenti e potenziamento della sanità pubblica. Io penso che il privato accreditato sia una risorsa che non deve fare quello che ritiene lui. Non è che tu devi fare delle prestazioni perché fai un investimento in un'attrezzatura, tu fai quelle prestazioni nel momento in cui queste rispondono alle esigenze di sanità pubblica. Quindi la sanità pubblica deve avere degli strumenti e idee molto chiare sull'attività di programmazione e deve dare le risposte al cittadino. Le risposte al cittadino sono quelle di avere delle prestazioni in tempi sicuramente diversi da alcune casistiche che oggi presentano delle difficoltà.